Grazie Presidente. Di nuovo, allora, questo ordine del giorno impegna l'amministrazione a sollecitare l'amministrazione capitolina, a sollecitare l'amministrazione proponente, che ricordo sempre essere l'ASI, ad individuare un soggetto gestore di questo parcheggio pubblico denominato P9C entro e non oltre l'inizio dei lavori di cantiere, e una volta individuato a formalizzare questo accordo. Quindi prima dell'inizio dei cantieri, dei lavori dei cantieri, ma soprattutto prima della cessione dell'area in favore di Roma Capitale, perché questa è una delle criticità emerse. Siccome da nota tra insomma, accordo scritto dal notaio tra Tor Vergata, l'Università di Tor Vergata e l'ASI, cioè, appare insomma che il parcheggio, comunque l'area dove poi andrà ad insistere il parcheggio, è vincolata dalla cessione, da un obbligo di cessione all'amministrazione capitolina, e però ad oggi non, questa cessione non è stata, innanzitutto non è stata ancora effettuata, ma soprattutto non si è trovato un gestore, nonostante peraltro le sollecitazioni fatte dal Dipartimento Mobilità all'Agenzia Spaziale Italiana riguardo l'individuazione di un gestore, proprio perché si andrà a realizzare un parcheggio pubblico interrato, e quindi questo comporterà per l'amministrazione di Roma Capitale degli oneri aggiuntivi maggiori, proprio dovuti a questi aspetti, ma non solo, anche oneri di natura sia gestionale che manutentiva. Quindi impegniamo l'ASI a cercare, il sindaco e la giunta, affinché sollecitano l'ASI a individuare al più presto, prima comunque dell'inizio dei lavori, un soggetto gestore.